buonasera! Beh, allora mangiate insieme a me stasera, dai. Allora, stasera facciamo, con Asia che mi guarda, che è il mio cagnolone, facciamo il primo pasto sul camper. Eh sì, perché sul camper io non ci avevo ancora mai mangiato, quindi adesso facciamo una bella porzione di patatine fritte, una bella pizza, una bella Coca-Cola in riva al mare. Siamo a Trebisacce, è uno dei miei posti preferiti, e quindi questo. Mo metto un po' di ketchup, non troppo, e un po' di maionese. Però mi è venuta un'idea, siccome mo mangiando così mi sporcherei tutto, perché mi sporcherei tutto, mi è venuta un'idea, e se queste poi noi giriamo qua, che è meglio. Ecco qua, andiamo. Oh, so buono. L'audio forse farà schifo perché sono senza microfono, sto col microfono all'interno della Lumix, quindi un attimo. Madonna campa. Ammazza che botta che ho dato. Ah. Vieni Asia, vieni, vieni qui, non veni, vaffanculo. Pizzeria Capri, Trebisacce. Sempre quei famosi amici miei. Tu dici, ma perché non hai mangiato in pizzeria? Avrei potuto mangiare in pizzeria, anche perché era vuota. Stasera a quest'ora non c'era nessuno. Ma vuoi mettere il gusto di mangiare nel camper? Beh. Il primo pasto nel camper. Il primo pasto nel camper. Vieni qua, Asia, vieni. Non vediamo niente. Me ne metto da parte una sola, proprio perché mi dispiace non dargliela, ma patatine fritte non ne avrà mai. Però una la metto da parte. Oggi il mio veterinario mi ha dato appuntamento per le 5. Ok, ma mi sa che oltre a me l'ha data a tutti i pazienti appuntamento per le 5, perché abbiamo finito, che ore so? Boh, saranno le 8 e un quarto, 8 e 20. Ah, ragazzi, arrivo al mare, non vi faccio vedere perché ho la telecamera dall'altra parte della dinetta, come potete aver capito, e francamente mo è più importante mangiarmi sta pizza che non farvi vedere mare. Ve dovete da fidare. Sto arrivo al mare. La pizza l'ho fatta bianca, mozzarella ovviamente, con olive nere, buono, salame e funghi, è buono. Asia l'ho educata in maniera che non percepisce il mio mangiare come il suo, infatti non mi sta guardando, non mi sta elemosinando il mangiare come fanno tutti i cani, è girata per i fatti suoi davanti, sta guardando la strada, non mi pensa proprio. Mo che tornerà a casa si mangerà i suoi croccantini. Bello.
mi sono fatto un pomeriggio in solitaria, io e il cane col camper. Bello, mi sono sentito libero. Libero da orari, libero da movimenti. Sono stato bene. Amo la compagnia. Magari fosse venuta mia moglie. Però da solo ha pure il suo perché. Con la macchina non sarebbe stato la stessa cosa. No. Con la macchina sarebbe stato diverso. Buono. Le olive nere dovrebbero essere patrimonio dell'UNESCO. Che vuole questo? Che ti sei perso? Non mi venire a chiedere chi sei, chi non sei, perché ti sei parcheggiato davanti a me? Buono. Ma quanto ci piace la pizza a noi italiani? Ah, ho capito che sì. Ciao ciao. Conosco le vista. La pizza buona, proprio buona, buona, buona. Eppure è vero che io ho fame, fame, fame. E vai. Devo masticare pure piano perché c'è uno sfogo di febbre al labbro, fa un cazzo di male dentro e poi fa male, ma comunque solito menù. Patatine fritte, salse, pizza e Coca-Cola, 6 euro. Pizza piena di funghi, salame e olive nere. Nove olive, di solito ce ne mettono 2 o 3, queste sono 9 olive. Bella, forno a legna. Come dici? Che ha detto? Sfoglio legno e cancerogeno. Ma veramente dici? Però mentre parli, levami qua la sigaretta da davanti. Ma che la sigaretta a mano, mi dice a me che è cancerogeno il fondo di legna. Dai, dai, su.
Quando vai a uno è il salame, è fungo, buono. Ok. Non sapete perché ho mangiato veloce? Non per sbrigarmi io, non mi frega un cazzo. Perché Asia è in macchina dalle 5 del pomeriggio, è nel camper. È nervosa perché lei soffre il camper. Quindi ho premura di riportarla nel giardino, ho premura di farla bere come se deve acqua bella fresca, di farla mangiare i suoi croccantini, di andare a governare Zeus e Rottweiler. La mia premura sono i miei cani, quindi io ho premura di tornare adesso a casa per far sta bene Asia e Zeus, per andarli ad accudire, altrimenti io potevo pure dormire qua, sa quanto me ne fregava a me. C'ho 2 giorni liberi. Ho detto a mio figlio, raggiungetemi al mare, mangiamo insieme una pizza. Mio figlio aveva da fare, ha detto di no. Ha detto, vabbè, allora io mi mangio la pizza al mare, voi state a casa. E beh. Adesso queste crosticine qua, vediamo se se le mangiate. Secondo me sì. Vediamo, però vi porto con me a vedere se se le mangia. Prima le metto qua dentro, perché poi questo cartone adesso io lo devo sistemare, perché dopo io lo devo buttare. E siccome non sono ancora organizzato con una pattumiera qua, devo vedere di sistemarla in maniera che non cade nulla. Dopo, quando arrivo vicino a una pattumiera, ok, ma lo lascio così, poi vediamo. Allora vediamo qua, venite con me, venite con me, venite, venite con me, siamo i battuti. Aspetta, Asia, aspetta un attimo, Asia. Ti faccio vedere così. Vediamo se te la mangi. Tieni, aggiungi a te. Ti piace? Non lo vuoi? Ma non è un gelato che te lo lecchi, te lo devi mangiare. L'ha preso per un gelato. Lo lecca. Basta. Ci mettiamo in moto, ci vediamo dopo.